Il presidente della provincia, Sergio Giordani, ha incontrato i multati del Velox che hanno protestato in piazza Bardella. Accusato di aver approcciato con gesti e richieste sessuali una collega di reparto durante un convegno, primario padovano rischia il processo. Massima allerta a Padova dopo gli attacchi di Hamas contro Israele, vertice in prefettura, potenziata la vigilanza nella zona del ghetto. Preoccupazione per gli italiani che si trovano in questi giorni in Israele, il racconto di una cooperante padovana che è a Hebron. La giornata del ricordo delle vittime del Vajont, a 60 anni dalla tragedia, il messaggio del Presidente della Repubblica alle nuove generazioni. L'incidente del bus a Mestre, trasferita a Padova questa mattina la mamma della bimba di 4 anni ricoverata in terapia intensiva. Nominato dalla ministra dell'Università Bernini, il nuovo presidente del Conservatorio Pollini di Padova è l'ex sindaco Flavio Zanonato. Un cordiale buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Padova e provincia. In apertura, lo avete visto già dai nostri titoli, parliamo del Velox di Cadoneghe, perché si sono dati appuntamento in piazza Bardella, la stanga sotto il palazzo della provincia, i multati di Cadoneghe. Ad ascoltarli questa volta c'era Sergio Giordani. Certo. È un problema sotto l'aspetto economico, se uno ha preso 2, 3, 6, 7 multe, comincia a diventare 30, 40, 40, 20. Qualcuno ha sbagliato, non sa, ovviamente non entro in merito, certo, qui perché non lo so. La magistratura, appunto, che il magistratura deve finire, però la provincia, tanto, io ascolto volentieri, nel senso, no, mi informo. No, però non c'è nessuna competenza. La protesta dei multati di Cadoneghe arriva sotto la provincia di Padova. Nuovo sit-in di protesta per essere ascoltati dalle istituzioni. Ad ascoltarli questa volta il presidente della provincia e sindaco di Padova, Sergio Giordani. In una cinquantina hanno dialogato con il primo cittadino padovano, che è rimasto molto sorpreso dalla quantità di multe elevate. Di luglio 23. Sono arrivate 24.000 multe. Quindi giorno e notte, giorno e notte. Me ne sono arrivate altre 6. I multati hanno raccontato le loro storie, soddisfatti finalmente di essere stati ascoltati. Sono soddisfatta, finalmente un politico che ci dà ascolto, dopo tanti silenzi in questi 2 mesi, qualcuno almeno ci ha ascoltato. Comunque qualcuno ci ha ascoltato, diciamo, che è bella cosa, nel muro totale qualcuno che ascolta va bene. Sono soddisfatto di questo incontro, se non altro abbiamo trovato una persona che ascolta i problemi dei cittadini. Noi chiediamo, per tutte le cose che abbiamo appena detto, raccontato e che è scritta in questo documento, l'annullamento in autotutela. Quindi il comune di Cadoneghe può procedere in autotutela, adesso c'è anche il comandante, quindi lo può fare, di tutte le sanzioni, di tutte le migliaia di sanzioni e per chi ha già pagato, e sono tanti e siamo tanti che abbiamo pagato le prime, perché siamo anche dei bravi cittadini e non dei killer della strada, ok? E per chi ha già pagato, il rimborso di quello che abbiamo indebitamente versato nelle casse del comune di Cadoneghe. Giordani ha ribadito che non potrà intervenire direttamente, puntualizzando che la competenza di quella strada è comunale. La provincia non c'entra, è una strada comunale questa, per cui la provincia non c'entra niente. Oltre 10.000 abitanti passa al comune, per cui non c'entra niente la provincia. Io posso ascoltarvi dire quello che abbiamo fatto a Padova, ma non lo leggo in giornali anch'io. Non avevo nessuna competenza, tanto per essere chiaro. Parliamo adesso di mobilità sostenibile. A Padova proseguono i lavori per la seconda linea del tram, lavori che entrano nel vivo. Ci aggiorna su tutto la nostra Valentina Visentini in collegamento in diretta. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, siamo venuti a vedere come procede il cantiere. Sentite? Allora, sì, buongiorno, siamo venuti a vedere come procede. Sì, no, mi sentite?
Siamo venuti a vedere come procede il cantiere della seconda linea del tram che collegherà la stazione con Volta Barozzo. Ecco come si è spostato verso sud il cantiere dopo aver lasciato la fermata del liceo Cornaro. Il cantiere si sta dirigendo verso sud, verso il ponte di Volta Barozzo, dove a novembre dovrebbe iniziare la realizzazione per la costruzione del nuovo ponte sul canale scaricatore, proprio per far passare la seconda linea del tram che collegherà la stazione con il quartiere di Volta Barozzo. I lavori entrano nel vivo, mancano 18 mesi perché l'opera deve essere consegnata entro il 2025, non ci possono essere ritardi, lo ha spiegato l'assessore alla mobilità Andrea Aragona. Dunque i cantieri poi si sposteranno anche verso la stazione, dove ci sono già in corso delle opere per la realizzazione dei sottoservizi, opere che ovviamente stanno creando qualche disagio alla viabilità perché coinvolgono delle zone molto trafficate della città, in particolare quella davanti agli ospedali. Tuttavia l'opera non può subire ritardi, anche perché poi parliamo di un'opera che si inserisce in un ampio programma di mobilità sostenibili che prevede anche la realizzazione della terza linea, quella che unirà Vigonza, Padova e Rubano, un'opera che è stata finanziata con fondi PNRR e che quindi deve essere realizzata entro 2026. I cantieri, come dicevamo, procedono spediti, nonostante ovviamente i disagi al traffico e anche le consuete contestazioni, perché è un'opera che ovviamente, come è stata per la prima linea, anche per queste due linee sta dividendo i pareri dell'opinione pubblica padovana. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Valentina Vesentin per il suo puntuale aggiornamento. Andiamo avanti con la cronaca, una brutta vicenda che coinvolge un primario di un ospedale padovano accusato di molestie a una dottoressa. Rischia il processo con l'accusa gravissima di violenza sessuale aggravata ai danni di un medico sottoposto. Un primario, all'epoca dei fatti in servizio in un ospedale padovano, è stato denunciato da una dottoressa del suo reparto di una presunta molestia sessuale avvenuta durante un convegno a Negrar. Il GUP della Procura di Verona deciderà la prossima settimana se rinviare a giudizio il primario. I fatti, secondo la denuncia e la segnalazione fatta alla direzione della struttura sanitaria in cui due medici operano, risalgono all'inizio del 2022, quando il primario e la dottoressa del suo reparto sono impegnati in un convegno fuori provincia. In quell'occasione l'uomo avrebbe tentato un approccio sessuale esplicito nelle parole e nei gesti. Nonostante il rifiuto della donna, insiste. Proprio quell'insistenza ha spinto la dottoressa a segnalare l'episodio. Il procedimento disciplinare verso il primario è stato sospeso in attesa della decisione del giudice. Nel frattempo i due continuano a lavorare insieme nonostante la dottoressa abbia chiesto più volte un suo allontanamento dal reparto. Unione della Brenta e due comuni a processo per la morte di Benedetta Ciprian, lo ricorderete, morta in un incidente stradale a Carmignano nel luglio del 2020. Imputati per la morte di Benedetta Ciprian, deceduta nel luglio del 2020 in un incidente stradale in via Camazzole tra Carmignano di Brenta e Fontaniva, ci sono due tecnici dell'Unione Comuni della Brenta e i due comuni soci, Carmignano di Brenta e Fontaniva. La giovane era morta dopo che il guardrail aveva infilzato l'abitacolo della sua auto mentre stava tornando a casa dopo una serata in compagnia delle amiche. I due tecnici, all'epoca incaricati dei lavori pubblici e della manutenzione e della supervisione dei lavori, e i comuni sono chiamati a rispondere in sede civile dell'incidente mortale. Sotto la lente di ingrandimento il guardrail di legno, interrotto proprio in quel punto e senza le necessarie protezioni e smussature che avrebbero impedito la perforazione della carrozzeria dell'auto e il conseguente decesso della ragazza, morta da appena 25 anni. La prossima udienza è stata fissata tra 11 mesi. Per la famiglia della giovane resta l'amarezza di dover affrontare anche i tempi lunghi della giustizia. Allerta alta per la guerra tra Israele e Hamas a Padova, vertice in prefettura per potenziare appunto la sicurezza e la vigilanza nella zona del ghetto ebraico. Una decisione in via precauzionale, ma che dà la misura delle ripercussioni della crisi seguita agli attacchi di Hamas contro Israele lungo la striscia di Gaza e la conseguente controffensiva. Ieri, dopo un vertice in prefettura a Padova, è stata disposta l'intensificazione dei controlli sugli obiettivi sensibili della comunità ebraica padovana, in particolare la sinagoga, il museo ebraico e la zona del ghetto in generale. Il prefetto ha incontrato il questore, i comandanti di carabinieri e guardia di finanza e il presidente della comunità ebraica padovana per mettere
mettere in campo un potenziamento della sicurezza con passaggi continui di pattuglia in tutta la zona del ghetto di Padova. Si tratta di fatto delle stesse misure di sorveglianza che si applicano ai luoghi di culto della cultura ebraica durante le giornate di particolari celebrazioni e ricorrenze. Nonostante non ci siano evidenze di minacce reali, l'allerta resta alta dato che la comunità ebraica di Padova conta circa 200 membri. E queste sono ore di apprensione anche per gli italiani che si trovano in Israele. Adesso vedrete e ascolterete il racconto di una cooperante padovana che si trova a Hebron. Io sto bene, nel senso che l'importante in queste situazioni è non andare nel panico, credo. Per quanto riguarda la situazione qua a Hebron, adesso a 2 giorni insomma dall'inizio di questa guerra è più calma. Il primo giorno è stato quello con più tensioni, ci sono stati degli scontri nella città tra i militari israeliani e gruppi di giovani ragazzi palestinesi. Il racconto di Francesca Campanini, la cooperante padovana d'adozione, si trova in questo periodo a Hebron, nel mezzo del conflitto israelo-palestinese. La prima giornata, il 7 ottobre, è stata caratterizzata da questo tipo di scontri. Io sono in un ostello che è molto vicino a un checkpoint e quindi ho visto quelli più vicini, ma ce ne sono stati diversi. Ci sono state anche delle vittime tra i ragazzi palestinesi, non tra i soldati israeliani. È una situazione molto tesa, anche se oggi, racconta, è riuscita ad uscire dal suo ostello. Cioè io adesso sto uscendo, sono andata a prendere da mangiare, sto andando insomma a fare una camminata. Ecco, ovviamente non nelle zone che so possono essere più rischiosi. Una cosa più complicata invece è spostarsi all'interno dell'Austria, cioè uscire anche proprio dalle città, entrare in altre città. Cioè per esempio andare da Hebron a Betlemme è molto difficile, o in altre città in West Bank, perché gli israeliani stanno chiudendo le entrate e le uscite dalle città con checkpoint. Gli scontri tra soldati israeliani e gruppi di palestinesi, ci spiega la cooperante che a Padova ha studiato e fatto stage, si concentrano ai checkpoint. Hebron è l'unica città della Cisgiordania in cui gli insediamenti israeliani sono all'interno della città. È divisa tra una zona sotto il completo controllo militare israeliano, dove ci sono questi insediamenti e i soldati, e una zona invece sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. Ci sono checkpoint in moltissimi punti per l'appunto della città, e solitamente è proprio nei pressi di questi checkpoint che si concentrano gli scontri. 60 anni dalla tragedia del Vajont, riviviamo nel prossimo servizio i momenti più toccanti delle cerimonie di ieri. Sul Vajont nessun libro di storia, nessuno studio, nessuna ricerca può scrivere la parola fine, la ricostruzione di quel drammatico evento che cancellò dalla faccia della terra 1910 innocenti continua ad essere oggetto di approfondimenti soprattutto negli ultimi anni. Quell'immensa frana ha segnato una cesura temporale, la storia di queste comunità si fermò, ripartì prima di cadere in un grave e intollerabile silenzio rotto solo dai sopravvissuti testimoni della memoria, ha detto il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. E da quello ormai lontano, 1963, non si è più smesso di studiare e approfondire quanto accaduto nell'Alta Valcellina e nella vicina Valle del Piave. Agire per coltivare la memoria e trarre da essa insegnamento, ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tuttavia, nei territori a cavallo fra Belluno e Trento, nella Valle del Vanoi, c'è preoccupazione per il progetto di costruzione di una diga sulla carta in un territorio potenzialmente pericoloso quanto quello del Vajont. Non c'è nessuna posizione fondamentalista, cercheremo di capire quali saranno i termini. Non me la sono inventata io questa operazione, è una delle tante ereditate, cercheremo di capirlo fino in fondo. Certo è che abbiamo un memoriale che è questo, che ci dice che comunque non bisogna fare nulla con superficialità, tutto qua. E non bisogna scherzare col fuoco soprattutto. Ma neanche con l'acqua. Si vedrà se il Vajont per davvero ha insegnato qualcosa. Non possiamo dire sempre dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo stare attenti, guardare i segnali della natura, cercare di portare avanti dei comportamenti che non mettano il profitto davanti all'uomo. Ecco, allora penso che sia arrivato il momento anche di scegliere, di decidere con forza le cose che si possono fare e le cose che non si devono.
devono fare. Tra le cose che si devono fare, la prima è quella che riguarda ognuno di noi, allenare e alimentare il pensiero critico, seguendo l'esempio di Tina Merlin, la giornalista che per prima denunciò con i suoi articoli per l'Unità la catastrofe che si stava costruendo. A lei l'intitolazione del premio voluto da FNSI e Sindacato Giornalisti Veneto. Per restituire dignità a tutti coloro che lavorano quotidianamente e cercano appunto di dare concretezza all'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto dovere di informare. L'esito dell'autopsia in una decina di giorni, a dirlo questa mattina il procuratore Bruno Cherchi, che poi ha aggiunto sul cavalcavia, non ricordo altre indagini, parliamo dell'incidente col bus. L'autopsia è un'attività complessa che prevede una serie di attività. Solo all'esito di questa serie di attività è possibile avere il quadro completo. Se no abbiamo dei pezzettini che possono essere smentiti dagli accertamenti successivi. Una decina di giorni almeno, insomma, 10-15 giorni ci vogliono. In attesa dunque degli esiti autoptici sul corpo dell'autista quarantenne del bus, Alberto Rizzotto, che potrebbero anche svelare la causa dell'incidente, il procuratore Cherchi ha evidenziato che al momento non risultano altre indagini sul cavalcavia, come riportato in questi giorni da alcuni organi di stampa su un presunto fascicolo relativo a dei crolli di cemento segnalati proprio alla procura negli anni scorsi. Io intanto voglio vedere se abbiamo ricevuto questi documenti di cui tanto si parla. Io ho dato disposizione che si faccia una ricerca in archivio per vedere se ci sono li guardo e poi vi saprò dire che cosa è successo. Intanto sono stati acquisiti documenti dal comune che ancora però non sono stati esaminati. Stiamo ancora aspettando sia le comunicazioni dei vigili del fuoco, sia le comunicazioni della polizia municipale, che anche questi evidentemente hanno dei tempi di individuazione, di assemblamento e di redazione che insomma, è necessario rispettare. La procura sta ancora valutando quali perizie effettuare e a quali tecnici affidarle, mentre si continuano a sentire i superstiti già provati fisicamente ed emotivamente. Noi li stiamo sentendo tutti, come ho detto in un'altra occasione, sempre tenendo presente che si tratta di soggetti che hanno subito traumi fisici e psicologici fortissimi. L'elemento comune è quello che peraltro è emerso da subito, e cioè che i colpi sono stati sentiti sulla destra del mezzo. E a proposito dell'incidente del bus avvenuto a Mestre, è stata trasferita a Padova questa mattina la mamma della bimba di 4 anni ricoverata in terapia intensiva. Sì, l'abbiamo accolta questa mattina alle 9:30, è arrivata da Treviso, l'abbiamo naturalmente ricoverata e la stiamo seguendo. Ricoverata in chirurgia? Ricoverata in chirurgia. No, non ha visto la bambina, adesso vedremo insomma, no? Perché nei percorsi clinici dell'una e dell'altra non è che coincidano proprio. È a Padova la donna ucraina di 33 anni dimessa dalla terapia intensiva del Cafoncello di Treviso e adesso ricoverata nell'ospedale che da martedì scorso lotta per salvare la vita alla figlia di 4 anni, seguita dagli operatori della terapia intensiva pediatrica. Mamma e figlia sono tornate sotto lo stesso tetto, lontane ma vicine. L'una inconsapevole per ora delle condizioni dell'altra, anche se la 33enne è cosciente e vigile in questo momento. Insieme per lottare, perché la strada è ancora tutta in salita. Se la donna migliora, restano gravissime le condizioni della bambina, così come quelle di una donna spagnola di 52 anni che ha il marito ricoverato a Treviso. Stabili, ma in pericolo di vita, così i sanitari. Stabile e in fase di miglioramento, anche se resta in terapia intensiva, l'altra donna ricoverata a Padova, una giovane ucraina di 29 anni. Il giorno che passa è un giorno in più, che ci fa ben sperare, quindi direi che i quadri clinici stanno lievemente migliorando, pur nella loro gravità. Quando parliamo di ustioni, quando parliamo appunto di traumi, c'è come dire la cura immediata che come dire stabilizza quelli che sono i parametri vitali e cerca di mantenerli nei giorni successivi, ma poi ci sono appunto gli esiti del trauma che è stato subito da quella persona, gli esiti di quelle ustioni che quella persona ha subito. Voltiamo decisamente pagina, cambio al vertice del Conservatorio Pollini.
Il nuovo presidente del Conservatorio Pollini di Padova è Flavio Zanonato, ex sindaco della Città del Santo, ex ministro dello sviluppo economico durante il governo Letta ed ex europarlamentare. Questo nuovo incarico gli è stato affidato direttamente dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Zanonato succede a Giambattista Casellati, marito dell'attuale ministra delle riforme ed ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Per il Pollini si apre dunque una nuova stagione all'insegna anche di un'importante opera di sistemazione che l'amministrazione comunale sta portando avanti grazie ai fondi messi a disposizione della Fondazione Cariparo, che ha annunciato il restauro dell'auditorium che dovrebbe essere pronto entro il 2027. Una nuova speranza per 20 bambini affetti da paresi cerebrale infantile, perché a Padova adesso potranno sperimentare un nuovo metodo di recupero. Con il fratello Davide ha dato vita alla Fondazione Giovani Leoni, ma Cristian Barzazzi, avvocato veneziano, non sapeva che tra i Giovani Leoni ci sarebbe stato anche il figlio Riccardo. Nato con una grave forma di paresi cerebrale infantile, con il sostegno e l'affetto della famiglia e della Fondazione, Riccardo in 9 anni ha fatto passi da gigante grazie all'applicazione del metodo Feldenkrais, che adesso il Veneto, prima regione al mondo, mette a disposizione di 20 bambini inseriti nel progetto Brain Up, curato dall'unità operativa complessa di riabilitazione dell'azienda ospedale Università di Padova. Essendo la prima volta che si sperimenta da un punto di vista anche scientifico questo metodo, l'auspicio mio e spero anche dei promotori sia quello che di ottenere dei risultati positivi, anzi veramente anche da quanto avete l'esperienza vissuta dei genitori ci fa sperare di ottenere risultati che possono essere un qualcosa in più rispetto a tutto quello che già di positivo si sta facendo. È un movimento dolce a permettere al cervello di questi bambini di sviluppare nuove connessioni sinaptiche che portano a movimenti come sorreggere il capo, prendere gli oggetti, muovere alcuni passi. Fondamentale partire il prima possibile. Su questo da anni si batte la Fondazione Giovani Leoni, che con la Regione Veneto sostiene il progetto. Ma come fare per avere informazioni? Di sicuro la Federazione Internazionale Insegnanti Feldenkrais, banalmente andando su Google, perché in realtà ce ne sono molti in Italia e quindi è probabile che ne trovi qualcuno vicino dove abita e quindi può chiedere se inizia a lavorare con il suo bimbo. La speranza non va mai persa. Assolutamente no, mai. Bisogna sempre sognare. È tutto per questa edizione. Come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione. Buon proseguimento su TNE.